siamo orgogliosi, finalmente il Giro d'Italia arrivi a Caltagirone. Ricordo che una tappa del Giro d'Italia attraverso Caltagirone, tutti noi bambini andammo a vedere questo serpentone che arrivava a Caltagirone. Ricordo di aver raccolto anche delle borracce che i ciclisti ci lanciavano, meglio, di cui si liberavano. Peccato non averla conservata, sarebbe stato un bel cimelio. È una delle più antiche e anche delle più belle e rinomate città d'arte della Sicilia. La scalinata c'è sempre stata, risale almeno al XIV secolo. Ogni gradino rappresenta un secolo della storia caltagironese e siciliana nel suo complesso. Un'altra delle grandi caratteristiche caltagironesi è la sua ceramica, che affonda le radici nella notte dei tempi, già dal tempo dell'era dei Fenici, e via via si è sempre di più evoluta e professionalizzata. Si racconta che questa siciliana, molto bella, si innamora di questo saraceno e allora i fratelli gelosi se ne accorgono e se lo prendono e lo decapitano. Questa ragazza prende la testa e la porta al balcone. Le lacrime vanno a finire sulla testa. Si dice che nasce una pianta di basilico sulla testa di questo moro. Siamo tutti abituati ad avere le arance sulla nostra tavola, però non pensiamo al fatto che a livello industriale c'è un sottoprodotto che va gestito. Estraiamo una cellulosa che poi viene trasformata in un filato che viene poi a sua volta tessuto, e può essere tessuto in 100% arancia oppure può essere tessuto con altri materiali. La nuova linea di assemblaggio moduli bifacciali è la prima fase di un progetto più complesso e più lungo, che porterà a regime alla produzione di 200 MW di nuovi moduli cosiddetti a eterogiunzione, cioè moduli che utilizzano una tecnologia che oggi non esiste nel mondo, che per la prima volta verrà prodotta qui a Catania e sarà il pannello più efficiente prodotto a livello mondiale. Perché siamo proprio a pochissimi metri dall'Innovation Lab, dove l'idea è stata generata, scaturita, con un legame importante fra il laboratorio, che è a pochi metri, la fabbrica e anche la centrale solare di Enel di Catania. Quindi noi qui abbiamo il luogo dell'innovazione, dell'invenzione, il luogo della produzione e il luogo dell'utilizzo. L'attenzione all'ambiente e a tutto quello che poi è il mondo della sostenibilità, ma anche delle fonti rinnovabili, di sicuro viene percepito qui a Catania come un elemento di grande importanza. Per i nostri clienti, quindi, che ci vengono a trovare in questi giorni in occasione del Giro d'Italia, siamo assolutamente orgogliosi di ospitare in questa bellissima città, abbiamo messo in campo delle iniziative per coccolarli ancora di più.